Ciao a tutti, eccoci arrivati alla dimostrazione su come realizzare uno strike indicator fatto in casa. In prima cosa occorre procurarsi delle palline di materiale quali polistirolo o altro materiale galleggiante. Come vedete faccio un foro con una punta di trapano di 2,5 mm. In questo momento ne preparo parecchie così da farvi vedere come vengono montate. Ecco, questa pallina nello specifico è un materiale diverso, non è polistirolo ma è EVA, una specie di schiuma morbida galleggiante. Le palline sono reperibili in tantissimi posti, nel mio caso le ho trovate in un negozio di decoupage molto fornito. Sono genericamente accessori che vengono utilizzati anche nel car fishing. Come vedete è un'operazione che faccio a mano, cercando di essere più preciso possibile, cioè di essere al centro della pallina stessa. Andiamo avanti. Utilizzo un normalissimo cotton fioc, introvabile perché è di plastica ed è cavo al suo interno e il tubicino è molto morbido e resistente. Una volta infilato il tubicino all'interno del nostro segnalatore, lo bagno con un pochettino di attack. Così facendo lo fisso e non può più scappare da lì. Taglio il cotton fioc in eccedenza. La prima pallina è pronta. Questa è quella in materiale particolare, quel foam morbido che vi dicevo. Anche in questo caso stesso trattamento, pennellata di attack, bloccaggio nel bastoncino al limite di fuoriuscita della pallina stessa e taglio. Con un cotton fioc se ne possono fare tantissimi, come potete vedere. Il problema sta nel reperire il cotton fioc, perché in Europa i cotton fioc come questo, cioè con il bastoncino in plastica concavo, non esistono più. Anche questi li ho trovati in un negozio di cinesi ben fornito. Mi sono garantito quindi una scorta di strike indicator per i prossimi 20 anni, come potete vedere dal sacchettino. E così via, avete visto? Si procede tranquillamente. Ricapitoliamo, quello che vi occorre sono dei cotton fioc in plastica con la parte interna a cava, un tronchesino, una punta di trapano del 2,5, attack e ovviamente gli strike indicator da forare in materiale galleggiante. Foriamo la pallina cercando di restare al centro il più possibile, puliamo il materiale in eccedenza, infiliamo il cotton fioc, una volta infilato diamo una pennellata di attack all'estremità che ne esce, tagliamo le eccedenze di nuovo e abbiamo la nostra pallina pronta per essere utilizzata in pesca. Ora vi farò vedere come montare il nostro segnalatore sul finale per la pesca. Ci sono tre tipi di montaggio. Il primo, raddoppio il finale in un qualsiasi punto, anche con l'amo attaccato. Come vedete, lo raddoppio, lo infilo dentro, lo estraggo dall'altra parte e faccio un cappio, strozzo la pallina stessa. Questo montaggio fa sì che la pallina sia bloccata non in asse con il finale, ma la posso utilizzare finché voglio e togliere con una semplice manovra. Ecco fatto. Il secondo montaggio, quello migliore, infilo sempre il filo doppiato all'interno della pallina, dopodiché prendo il finale con l'amo, l'estremità più sotto, la infilo nella nostra anella che abbiamo ottenuto e vado a strangolare la pallina.
La pallina in questo caso sarà in asse perfettamente, non intralcia in nessun modo la pesca. Allo stesso tempo, allentando la strozzatura, io posso spostarla in alto e in basso. Ecco, vedete, basta allentare un po' e io posso muovermi e spostarla. Se la voglio togliere, non faccio altro che allentare di nuovo l'anello che ho creato, la strozzatura, tranquillamente. Dopodiché estraggo il mio finale con l'amo, sfilo il filo, la mia montatura è di nuovo perfetta e ho tolto il segnalatore senza rovinare in nessun modo il finale per la pesca. Terzo sistema, infilo una volta all'interno della pallina, infilo per la seconda volta e vado a strozzare. Anche in questo caso ho la pallina perfettamente in asse, la posso spostare in alto e in basso, ma in realtà mentre noi peschiamo non è stabilissima. Per far sì che questa pallina non si muova a ogni lancio bisogna utilizzare un finale piuttosto grosso, e allo stesso tempo, se ho già montato la mia esca, non posso farlo, devo toglierla per ripristinare la montatura. Ok, facciamo un breve riepilogo. In questo caso abbiamo montato anche l'amo, così è più facile da intuire. Doppiamo il nostro filo e lo introduciamo all'interno della pallina. Una volta uscito dall'altra parte, apriamo il nostro cappio. Prendiamo l'amo, lo infiliamo direttamente dentro al cappio. Ecco come in questa foto si vede bene. Andiamo a serrare. La pallina in questo caso sarà perfettamente in asse. Ed ecco a voi com'è il montaggio in maniera molto visiva e molto semplice. Per liberarlo sarà sufficiente allentare la nostra anella e sfilare tranquillamente l'amo.